Il conto alla rovescia per Indy Gregory è iniziato. Nonostante la tenacia dei genitori, l'ospedale pediatrico Bambino Gesù e l'intervento delle autorità italiane, la piccola guerriera di 8 mesi è stata trasferita in un hospice. Il padre, Dan Gregory, rivela che durante il tragitto la piccola Indy ha dormito tutto il tempo ed era rilassata, sfatando così l'argomento della presunta pericolosità di ogni spostamento utilizzato per giustificare il mancato trasferimento in Italia. Nell'hospice sono iniziate le procedure per il distacco graduale dei macchinari che la tengono in vita. Dopo l'estubazione, la piccola aveva smesso di respirare. Poi, come scrive il legale di famiglia Simone Pillon sui social, si è ripresa e sta lottando, assistita con amore e coraggio dai genitori. Attualmente la bambina respira solo con una maschera d'ossigeno che le sarà piano piano ridotta, mentre i genitori continuano a chiedere soluzioni diverse. Potrebbe restare in vita ancora qualche ora o qualche giorno, tutto dipende da come risponderà il suo organismo. Una decisione controversa che divide opinioni e alimenta l'ira del padre che dichiara: «Spero che la mia piccola guerriera sopravviva fino a lunedì». L'ospedale Bambino Gesù di Roma si era offerto di accogliere Indy, ma i giudici britannici si sono opposti, giustificando la loro decisione per il suo bene. Una scelta che ha sollevato domande sulla giustizia e sulla vita. Anche Papa Francesco si unisce al coro di sostegno, inviando pensieri e preghiere alla piccola Indy e alla sua famiglia. L'Italia, offrendo cittadinanza e cure gratuite, si erge come l'ancora di speranza, mentre il padre esprime rabbia per la decisione del Regno Unito di condannare a morte la sua bambina. Dean ha lottato contro l'impotenza di vedere sua figlia morire. Ha combattuto legalmente, il governo italiano ha concesso la cittadinanza, ma Londra ha detto no. Gli esperti del Bambino Gesù avevano offerto una speranza contro ogni speranza, senza promettere miracoli, ma almeno un tentativo di prolungare la vita di Indy. Una domanda sorge spontanea: è giusto che un giudice decida della vita o morte di tuo figlio? Le ultime ore di Indy sono un mix di amore, dolore e speranza. Mentre la piccola guerriera lotta, la sua storia ci chiede di riflettere sulla fragilità della vita e sul diritto dei genitori di decidere. Grazie per la visione, facci sapere cosa ne pensi nei commenti, se ti è piaciuto lascia un like e ricordati di iscriverti al canale per supportarci. Al prossimo video!